orsù mie dilette, rendiamo vivissime grazie a questo tenerissimo sposo. Noi siamo contro ogni nostro merito sui gradini del Tabor, avendo ferma risoluzione di ben servire ed amare la sua divina bontà. È necessario dunque stabilirci in una speranza. Ascendiamo, mie dilette figliole, ascendiamo senza mai stancarci alla celeste visione del Salvatore. Allontaniamoci passo passo dalle affezioni terrene, spogliamoci dell'uomo vecchio e vestiamoci dell'uomo nuovo ed aspiriamo alla felicità che ci è preparata. Pace e bene e carissimi auguri di buona Pasqua a tutti. La luce di Gesù risorto illumini questi giorni e renda concreta la nostra speranza. Padre Pio ha richiamato il Tabor e lo splendore del Tabor ci aiuti ad andare oltre la notte oscura della pandemia, ma anche oltre il nostro mare interiore, il nostro peccato, oltre le passioni e le debolezze che tante volte ci hanno impedito di scorgere la luce, perché Gesù ci illumina. Illumina ciascuno di noi su tutte quelle cose che forse non vediamo o non vogliamo vedere. Ci sono infatti delle cose che vedono tutti, i grandi problemi del mondo, le orribili dittature o gli intrighi della politica di casa nostra. Di fronte a queste cose, in qualche modo, abbiamo imparato a tirarci fuori perché noi non ne siamo direttamente responsabili. È anche vero però che non possiamo dire la stessa cosa di altre divisioni, non esterne, quelle che ci portiamo dentro. Quella parte di noi stessi dove convivono ancora bene e male, dove le nostre incertezze, la mancanza di voglia di cambiare veramente, prendono un po' il sopravvento sui nostri propositi. La vera Pasqua è questa, una vita nuova, la vita dello Spirito. Ogni confessione, secondo Padre Pio, doveva essere una vera Pasqua. Chi si accostava al suo confessionale doveva essere realmente deciso di cambiare vita. Biagio Fusco, che godeva di un particolare affetto da parte di Padre Pio, al punto che si conserva anche una lettera che gli ha scritto, durante la confessione fu colpito dal fatto che il padre leggesse nella sua anima. Qualche anno dopo ritornò da lui a confessarsi, ma nell'atto di accusarsi un peccato sentì il confessore gridargli «Tu sei recidivo!». Capì finalmente l'atteggiamento di conversione che voleva Padre Pio, una vita nuova, una rinuncia decisa a tutto ciò che è peccato. L'insistenza di Padre Pio perché i penitenti cambiassero veramente vita non era campata in aria. Lui aveva una visione della vita cristiana che non era fatta solo di doveri o di proibizioni, ma era fatta soprattutto di una presenza costante di Dio, che era aiuto, era consolazione, era speranza. E allora ecco, se il peccato interrompeva questo rapporto, Padre Pio voleva che ci fosse veramente una decisione a non interrompere il rapporto con Dio perché venivano meno tante grazie che Lui poteva dare all'uomo. Interrompere questo flusso, cioè interrompere questa azione per cui Dio opera nella nostra vita, significava in qualche modo, secondo Padre Pio, legare le mani a Dio.
Elena Bandini è stata una di quelle figlie spirituali di Padre Pio che hanno lasciato tutto per stabilirsi a San Giovanni Rotondo e costituire quella sorta di monastero invisibile fatto di tante persone che si univano alla sua preghiera per la conversione dei peccatori. Prima di arrivare a San Giovanni Rotondo era stata la principale collaboratrice di Padre Massimo da Porretta, che a San Lorenzo in Mugello aveva fondato negli anni 20 del secolo scorso una casa di riposo che tuttora esiste. A un certo punto fa la sua scelta, viene a vivere a San Giovanni Rotondo. Vivendo accanto a Padre Pio, decide di consacrarsi al Signore con il voto di verginità. Nel frattempo, però, suo fratello si ammala gravemente. Lei prega, ma la sua malattia peggiora. Finalmente Padre Pio accoglie il suo desiderio e gli fa fare il voto di verginità. Subito dopo questo piccolo rito gli dice: «Ora puoi chiedere al Signore la grazia che ti sta a cuore, perché sei tutta sua». Non poco tempo dopo il fratello guarì completamente. Quando ascoltavo i racconti che mio padre faceva di Padre Pio, mi rendevo conto dello sforzo che faceva anche lui, medico, abituato a ragionare con la scienza, di fronte ad eventi che non sempre si spiegavano. Ma Padre Pio aveva educato quella generazione che viveva accanto a lui a ragionare secondo le logiche di Dio. Fu così che un giorno, quando era giovane medico, appena sposato e viveva a San Giovanni Rotondo, avvenne una cosa particolare. Lui la racconta nel libretto che ha scritto Padre Pio nella mia vita, quando lo straordinario diventa ordinario. Hanno bussato a casa sua, a casa nostra, e alcune persone hanno detto: Padre Pio ci ha mandato qui perché nostro figlio sta male, gli dovete dare la medicina che vi ha dato stamattina. Gli portano a visitare un ragazzo epilettico, ma epilettico nello stadio grave, tanto che la divisione di neurologia di Napoli dell'ospedale Cardarelli lo aveva mandato a casa perché ormai la situazione era così peggiorata e i farmaci contro l'epilessia non facevano più effetto. Papà si è ricordato che aveva questa scatoletta che gli aveva dato Padre Pio la mattina e dentro c'erano solo delle bustine di bromuro che, più che aiutare a dormire meglio, non potevano servire. Però, visto che male non avrebbero fatto al bambino, dice: sentite, Padre Pio mi ha dato questa, gliene diamo una. Somministrano al bambino una bustina e poi dice: sapete che ci sta? Portatene un'altra a casa. Mio padre aveva capito chiaramente che Padre Pio aveva le sue strade. E mi ha detto, poi Padre Pio che altro vi ha detto? No, ha detto di pregare la Madonna. E dice: pregate la Madonna, abbiate fiducia in Padre Pio prima di tutto. Comunque, dà questa cosiddetta medicina e vanno via. Dopo qualche mese, questa famiglia ritorna col bambino che stava benissimo. Dice: dottore, quella sua medicina ha fatto effetto. Mio padre aveva capito tutto, sorrise, li ringraziò e disse: andate a ringraziare Padre Pio per le sue preghiere. Passano gli anni, questa famiglia è devotissima di Padre Pio, pian piano comprendono anche loro che Padre Pio in qualche modo aveva nascosto quella che era la sua intercessione presso Dio. Ma a un certo punto questo ragazzo, Carmine, va a trovare mio padre e dice: dottore, è successa una cosa tremenda. Sono andato a fare la visita per il militare e chiaramente volevo cercare l'esonero. E allora ho portato tutto il pacco delle cartelle per dimostrare che io avevo avuto l'epilessia da bambino e quindi non potevo fare il militare. I medici mi hanno visitato, mi hanno rivoltato come un calzino, non hanno trovato tracce di quell'epilessia. Anzi, hanno minacciato di denunciarmi perché quelle cartelle sicuramente non erano mie
e probabilmente, secondo loro, io avevo preso delle cartelle false per cercare di imbrogliare. Ho sentito raccontare più volte questo episodio da mio padre e alla fine qualcuno gli chiedeva: ma allora è stato un miracolo? La sua risposta era la stessa e possiamo dire che è la risposta della Pasqua. Solo la fede può farci comprendere queste cose. Per Padre Pio, credere nella risurrezione di Gesù è avere così fede da scegliere una vita nuova, nella quale si ragiona secondo la logica di Dio e si ubbidisce secondo la logica di Gesù, che ha scelto di obbedire sempre, con un amore grande, totale, gratuito. Non dobbiamo meravigliarci se poi il Signore ci farà vedere tutto il mondo in una maniera diversa. Lui ci ama e tende a stupirci con la sua prodigalità e con lo splendore delle sue opere. Della misericordia di Dio, dice il Salmo, è piena la terra. Basta saperla leggere e saperla incontrare. E questo l'augurio che vi faccio in occasione della Santa Pasqua: lasciarvi stupire dall'amore e dalla bontà di Dio. Pace e bene a tutti.